Arancini, pizzette, pasta al forno, un menù ricco di sapori e colori per i piccoli invitati alla cena di beneficenza organizzata dal Lions Club e dalla Croce Rossa. Ad apparecchiare la tavola della mensa dell'Istituto Testa Secca e a servire gli 80 piatti che anticipano un po' il cenone di Natale, gli allievi della Federazione Italiana Cuochi guidati dal presidente Giovanni Chianetta e da alcuni professionisti che hanno curato nei minimi dettagli le varie fasi della preparazione dei manicaretti ispirandosi alla tradizionale cucina siciliana. In questo modo stiamo regalando il Natale, perché secondo me tutti abbiamo, diciamo, il diritto di sedersi magari, diciamo, una volta all'anno e essere servite e trovare delle specialità, diciamo, alle sopra, diciamo, questa tavola che andremo a preparare. È certamente motivo di grande gioia questo momento dove si è creata questa sinergia tra diverse associazioni quali la Croce Rossa Italiana, l'Associazione Provinciale dei Cuochi e il Lions Club, insieme al presidente del Testa Secca, che ha messo a disposizione questa struttura proprio per realizzare quello che è oggi una bellissima iniziativa nei riguardi delle famiglie nissene in difficoltà. Un goloso albero di Natale è stato poi il dessert che le mani esperte del maestro pasticcere Lillo De Fraia assieme ai suoi allievi hanno realizzato. Una torta a forma di abete farcita con panna e cioccolato e ricoperta da coloratissime caramelle. La quale migliore occasione, appunto, per fare un albero di Natale per questa causa così nobile. Quindi, visto che parliamo di bambini, parliamo sicuramente di una torta non alcolica, parliamo di una torta fatta di cioccolato per entrare nel mondo di Hansel Gretel e parliamo, diciamo, che va a rappresentare un augurio anche per tutte queste associazioni così deliziose, così presenti in questo momento di partecipazione. E il Santo Natale è una festa che, appunto, va ricordata specialmente per le persone che hanno più bisogno, e oggi purtroppo ci sono tante persone che hanno bisogno, in modo particolare i bambini di tutto il mondo. Ecco.